Oggi vi parlo di un'aromatica che mi ha risolto tantissimi problemi in cucina, l'erba cipollina. Vai con la sigla! Considerata magica dai popoli celtici, l'erba cipollina è facile da coltivare, gradevole alla vista e molto versatile. Andiamo a rispondere alle nostre domande. È una piantina che si presenta con le foglie filiformi, è piccolina, raggiunge fino ai 30-40 cm d'altezza, in tarda primavera, inizio dell'estate, fa anche dei fiori rotondi che sembrano dei palloncini sul viola e lilla, che sono anch'essi commestibili, per cui possono essere tranquillamente utilizzati anche per rendere più belli i nostri piatti. È una piantina che ha bisogno di luce e di tanta acqua, per cui non bisogna dimenticarsi di annaffiarla. È perenne, ma in autunno le sue foglie si seccano, la pianta sembra che muoia, ma in realtà poi in primavera ricomincia a germogliare. Prima ho detto che questa pianta ha risolto tantissimi problemi nella mia cucina, perché infatti ha un sapore e un profumo che sono molto intensi, ricordano molto quello della cipolla, quello del porro, quello dello scalogno, ma non è così forte e il sapore non è così persistente. Però bisogna ricordarsi di utilizzare queste foglie a crudo, perché una volta cotte perdono completamente tutto il loro aroma, per cui l'erba cipollina va tagliata a pezzettini e aggiunta alla fine per guarnire i nostri piatti. Va benissimo anche aggiunta alle salse a base di yogurt, quindi per preparare diciamo uno tzatziki un po' più leggero, se non vogliamo mettere l'aglio, possiamo tranquillamente aggiungere erba cipollina e aneto e comunque avremo una salsa molto profumata. Evitiamo anche di essiccarla, proprio per il motivo per cui con l'essiccamento tende a perdere parte del suo profumo, per cui è un'erba che va utilizzata fresca. L'erba cipollina è molto ricca di acido folico, ha anche proprietà digestive, proprietà diuretiche e proprietà depurative. E attenzione, è anche afrodisiaca. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like e l'appuntamento è a settimana prossima con i buoni propositi del lunedì.